cosa da non credere. Oggi Beatrice ha fatto i certificati suoi e del Marchini e lei non risulta sposata con lui, mentre lui sì. Ci mancava solo questa stamattina, comunque. Ora vi spiego il perché. Praticamente stamattina vado sul comune di Milano e scarico il certificato di famiglia e di matrimonio. Benissimo, Marchini risulta sposato, io no. Follia, al che provo a chiamare. Uno non si può mettere in contatto col comune telefonicamente, bisogna andare là. Avete capito che a Milano ovviamente l'anagrafe è sempre così. Non c'era neanche bisogno di prendere l'appuntamento, quindi è ancora peggio, perché mi avessero dato l'appuntamento almeno. Vado, provo in tutti i modi a far capire loro cosa fosse successo e loro dicono che praticamente, essendo che Marchini aveva spostato soltanto qualche mese fa la residenza, appunto quando ci siamo sposati, cioè a maggio, la pratica si era un po' rallentata, quindi lui risultava sul comune di Carpi, dove lui appunto veniva prima, sposato, ma su Milano non sposato con me o comunque non sposata io. Veramente una cosa che non mi è mai capitata, insolita. Quelli del comune mi hanno assicurato che spesso capita. Quindi la pratica non era andata a buon fine, tra virgolette, cioè non a buon fine, ma non era stata registrata sul portale di Milano, ma si sarebbe registrata nei prossimi mesi. Al che ho detto, acceleriamo bene la cosa, visto che comunque io sono 10 anni che aspetto da mio marito di essere sposata, ormai è un anno che siamo sposati, quando abbiamo fatto le pratiche era febbraio, quindi esattamente un anno fa. Vedete, di far tornare tutto. Finalmente abbiamo trovato una ragazza super gentile, super carina, che ha accelerato la pratica e finalmente risulta tutto corretto. Però veramente mi sembrava una barzelletta questa mattina, perché quando mi hanno chiamato ho scaricato dallo speed, appunto dal portale online, tutti i certificati eccetera, io risultavo nubile e Marchini risultava coniugato. Cioè, e ho detto a Marchini, non è che ero sposato, o che eri già sposato e non me l'hai detto, o che la pratica non è andata a buon fine, però non saresti risultato sposato nemmeno tu, oppure che magari hanno sbagliato all'anagrafe a mettere i dati miei, c'è un'altra Valli Beatrice che è sposato con te. Cioè, tutto può capitare, è già successo, ve lo assicuro, perché è già successo, perché ne ho sentite di storie così. Meno male, tutto è andato a buon fine, quindi Marchini è sposato con me, ce l'avevo registrato, soltanto che dal portale online io non potevo vederlo, quindi non riuscivo neanche a guardare i miei dati, se erano quelli giusti, ma risultava soltanto sposato, basta, cioè coniugato, basta. Mi hanno assicurato che in realtà è sposato con me, quindi niente, siamo sposati, meno male. Comunque, parlando seriamente, credo che solo in Italia capitino queste cose, cioè non mi è mai capitato veramente di sentire una cosa del genere. Ma soprattutto capisco che siamo in tantissimi e ci sono delle pratiche che non è che sono facili, ma dopo un anno non aver ancora registrato le pratiche di matrimonio mi sembra veramente surreale. Cioè, capisco che eravamo su due comuni diversi e ci siamo sposati su un altro comune ancora, però a distanza di un anno, ecco, doveva essere tutto regolare. Speriamo. Comunque io me l'ho già fatta al film e mi ero detta dentro di me, pensate se veramente la ragazza del comune si è sbagliata a registrare ed è sposato con un'altra Valli Beatrice che magari non vuole neanche fare il divorzio con Marchini. Cioè, quello sarebbe il colmo. Quindi mi sono fatta, mentre andavo col taxi, perché non ce la facevo guidare mentalmente, ho detto, ma pensa, cioè, se è successo qualcosa per cui si sono sbagliati e dato in porto un altro matrimonio. Allora, non so se possa capitare, però, cioè, io veramente sono... Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene, però veramente questa mattina, anche perché questo certificato ci serviva perché dobbiamo entrare nella casa nuova, quindi ci serviva questo certificato di matrimonio, che oltretutto arriverà nei prossimi giorni. Oltretutto. Un grande spavento per Beatrice, pensava che fosse sposato con un'altra Valli Beatrice. Comunque non era una perdita, cara Bea. Comunque queste cose non dovrebbero mai accadere. Un anno per essere registrati.